Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple: products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Tutti vogliono il paradiso ma nessuno è disposto a morire. Questo mi viene da dire quando si parla di fama, di successo, no? che è tutta roba eh, che, che è facile a dirsi ma poi a farsi un po' più complesso, soprattutto a certi livelli. Perché comunque che tu guadagni miliardi o che tu guadagni 10.000 euro al mese o che tu guadagni... Quel che è necessario per farti fare una vita dignitosissima e vivi con le tue passioni, sei comunque un essere umano e quindi di conseguenza il tuo bicchiere può riempirsi fino a straripare, ma fino a un certo punto, insomma, perché poi, appunto, eh, sozzi tutto quello che è attorno. Ed è questo, diciamo, un po' il mio pensiero sulla fama che viene descritta magistralmente in questo brano. Due big della musica internazionale, Rosalia e The Weeknd, ma che garbatezza, ma che sottigliezza, ma che, che educazione con cui viene preso questo beat, questa strumentale, che eleganza. Cioè, questo è il reggaeton fatto bene. Non le cafonate, questa, questa è, roba, è roba sopraffina. Questa è roba veramente. veramente che merita di essere approfondita. È per questo che ne parlo. Andiamo a vedere il testo. Cosa ti è successo? Te lo dico. Non pensare che non ti abbia fatto male o che me lo sono inventato. Quindi è successo. Ho avuto la mia bambina. È stato qualcosa di molto speciale ma sono diventata ossessionata da qualcosa che non andava per lui. Migliaia di canzoni nella mia mente e lui l'ha notato. Me l'ha detto for lei forse, non lo so perché qui me lo traduce lui, ma... E me l'ha detto tante volte e non mi piace niente. La fama è una cattiva amante e non ti amerà davvero. È troppo traditrice e quando arriva ti lascia. Sa che sarà gelosa e non mi fiderò mai di, me, di lei. Se vuoi dormire con lei. Ma non se vuoi, puoi dormire con lei, ma non andare mai a sposarla. Scusate se traduzioni sono illegibili. Comunque, vabbè, fondamentalmente il testo è, è semplice, eh? non è che è questa poesia complessa o ermetica, però, ecco, Rosalia, appunto, descrive la fama come un, un, una notte di sesso. Ma non come no, l'amore, ma non come appunto un, un, una famiglia. E, e, e The weekend. Oppure è dei weekend che racconta. Qui non è rosaliero. Rosalie, eh, sono, sono in due, praticamente. Prima uno si alternano. Fondamentalmente, questo è il concetto: è quello che è successo, mi ha svegliata. Non riesco nemmeno più a pensare. Il suo sangue ribolle. Vuole sempre di più. Le pugnalate sono le sue ambizioni. Sul tetto tagliente, c'è proprio poi diventa stressante la cosa, frustrante, diventa massacrante. E, e questo proprio io vorrei farla sentire a tutte quelle persone che eh, vorrebbero proprio eh, togliersi il necessario, sono pronte a qualunque cosa, a scendere a patti anche col diavolo per un po' di, di, di celebrità, e, e invece questa roba è proprio l'ultima cosa che, di cui l'uomo ha bisogno. Io credo che l'importante sia comunque realizzarsi, fare quello che si ama, questi sono gli obiettivi. Se si può andare sempre avanti, ok, però non lo so. Cioè, non è facile, non è, non è una cosa gestibile, ci vuole pelo sullo stomaco e accadono tante cose a livello inconscio che davvero ti distruggono, ci sono persone che sono impazzite. Appena hanno avuto il successo che tanto bramavano, persone che poi hanno raggiunto que quella vendetta magari che avevano verso il prossimo, ma è, è una cosa con te stesso. Che dire, sicuramente la canzone è molto, molto bella, e il tema viene trattato proprio con un fare a tratti inedito per questa tematica. Vabbè, del resto, stiamo a parlare di, di due pezzi grossi, insomma, non di certo di, di due esordienti del cazzo e, e due che la fama sanno veramente cos'è.